nessuna sollecita la parola per poter replicare. Secondo me non è il caso in questo momento dello sindaco, e spiego perché. Scusa, c'è stato fatto un richiamo alla sensibilità ed è stato fatto personalmente a me. Io non so quanto consigliere Marco il 5 settembre dove era, perché questo consiglio comunale ha dato la sua solidarietà alle popolazioni terremotate. C'è un'iniziativa pubblica che il sindaco e questa amministrazione ha assunto. Stessa cosa, dicasi per la ripartita dell'ex sindaco Fasano. A me dispiace che una persona di cultura, come la professoressa Marco, persona che ha ricoperto un ruolo fondamentale in questa città e quindi conosce i problemi di quelle persone che sono nei fanghi e che da due giorni presidono il Consiglio Comunale e dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza su queste cose, prego. Allora, a questo punto io dico solo una cosa. Oggi è presente anche l'assessore alle politiche sociali Giulio. Noi faremo il Consiglio Comunale e chiederemo, Gianni aggiungono voce, che qualche rappresentante di questi signori, ai quali nessuno deve tirare la giacca e nessuno deve strumentalizzare, perché sarebbe un comportamento becero, saranno date le risposte che loro hanno del resto già avuto in questi giorni. Cosa che non era consona a chi ha già ricevuto questa amministrazione. Procediamo, procediamo con l'ordine del giorno. Allora, siamo sui verbali, sulla questione del verbale del Consiglio precedente. Il Presidente comunica che le delibere del Consiglio Comunale con la serata numero 7, adottate in precedenti sedute, sono state pubblicate all'albo pretorio e chiede ai consiglieri se ci sono rimedi da fare con la precisazione che relativamente alla delibera contrassegnata con il numero 6 ad oggetto elezione della commissione elettorale, il consigliere Salma Sossio, con propria nota del 26/7/2016, ha manifestato dei rilievi in merito ai risultati dell'avvenuta proclamazione dei componenti eletti. A seguito dell'eccezione fatta dal sollevata dal presente consigliere, questa presidenza, in data 2 agosto 2016, ha inoltrato apposito quesito al Ministero degli Interni e alla Prefettura. Il Ministero, con nota assunta al protocollo dell'ente, in data 15/9/2016, protocollo 40041, ha chiarito che ai fini della proclamazione devono essere eletti coloro che hanno raccolto un maggior numero di voti e, continuando, ha espresso l'avviso di dovrà procedersi alla rettifica del verbale di proclamazione degli eletti, considerandosi come legittimi componenti della Commissione i consiglieri con il maggior numero di voti conseguiti. In relazione a quanto comunicato al predetto di Castelli, viste le risultanze della prima votazione del 25 luglio 2016, il sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale, a rettifica di quanto contenuto nel verbale del Consiglio Comunale numero 7 del 25 luglio 2016, dichiara proclamati, eletti, quali membri effettivi della CEC, i consiglieri comunali del Prete Giovanni, Salma Sossio e Cortese Giorgia. Pertanto, il Consiglio Comunale invita il Consiglio Comunale ad deliberare sull'approvazione dei verbali. Chi resta seduto approva, chi si alza non approva. Bene, approvato all'unanimità. Passiamo al...